Ciao a tutti ragazzi, sono Andy e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Come spero avrete già capito dal titolo, questa sarà una figura di merda un po' diversa dalle mie solite. Difatti diciamo che mi è andata bene per una volta, ma in realtà poi sulla fine mi sono fatta una figura di merda comunque. Non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo subito al video. Ragazzi, vi dico solo che era il mio primo giorno di università. Per chi non lo sapesse, io sono una persona che si perde ovunque, anche in casa propria. Quindi se io sono stata capace di arrivare all'università per la prima volta senza mai perdermi, vuol dire che mi sono veramente impegnata ed ero tipo strafelice. Ho detto Dio, non può essere questo il posto. E difatti poi Dio mi ha subito graziato, ora capirete perché. Faccio per entrare all'università tutta contenta, il primo giorno, sì. Poi sulla porta c'era un cartello scritto che il corso per gli studenti del primo anno era stato spostato ad un'altra università. Ho detto cazzo, no, non ci credo. Io in realtà ero già un po' in ritardo, quindi dovevo andare in un posto che non sapevo manco dov'era. E voi direte, ma qual è il problema? C'è internet, ora minchia, ci sono gli iPhone 40, Google Maps ce l'hai, no? In realtà mi si era rotto il cellulare il giorno prima e io non avevo internet, ma proprio, cioè, io avevo il cellulare dietro solo per dire che avevo un iPhone, ma in realtà non funzionava, non mi si accendeva neanche. Quindi io non avevo internet, non potevo fare niente. Allora a un certo punto ho chiesto a un ragazzo a caso di imprestarmi un attimo il suo cellulare perché dovevo chiamare mia madre. Cioè, immaginatevi la scena, una ragazza quasi ventenne che chiede a un ragazzo tipo che sarà al quinto anno di università: oh, mi puoi imprestare il cellulare perché devo chiamare la mammina? Tipo una cosa del genere, no? Ma tu sai che poi questo qua è stato bravo, me l'ha imprestato. Ho telefonato a mia madre, faccio: senti, qua mi hanno spostato il corso, non so dove devo andare, c'è scritto la via ma io non so dov'è, per favore fammi da Google Maps. Lei in diretta tipo mi diceva le vie che dovevo prendere, io me le ero segnate. A un certo punto ci ho impiegato tipo mezz'ora per fare un chilometro e ad arrivare all'università in cui praticamente dovevo fare il corso. Tra parentesi, era un'università strafiga e mi sono seduta dentro sugli scalini. Al mattino di quello stesso giorno io avevo fatto il TARM, cioè il test dei requisiti minimi per accedere all'università a numero aperto. Quando sono arrivata all'università e mi sono seduta sugli scalini, ho visto un gruppo di ragazzi che mi era parso di averli già visti al mattino al TARM, quindi ho pensato: madonna, anche loro devono fare il mio corso, sono venuti qua. Mi sembravano strainformati, cioè sapevano già dove andare. Allora io mi sono aggregata a loro, cioè ho cominciato a seguirli. Ma poi in realtà ho scoperto solo dopo che quelli lì io, uno, non li avevo mai visti, e due, loro erano tipo al terzo anno di biotecnologie e non avevano nulla a che fare con me, né con il mio corso di studi, né proprio con il TARM. Fatto sta che io non lo sapevo, li ho seguiti e praticamente mi hanno portato in una zona limitata. Questo significa che lì dentro ci potevano entrare solo le persone che erano immatricolate a quell'università e che avevano una tessera che lo approvava. Non avevo nessuna delle due, quindi io non so come cazzo ci ho fatto a finire lì dentro, anche perché l'accesso viene controllato, appunto, come avrete capito dal titolo, da una guardia alla quale tu devi esibire il tuo documento d'identità e la tessera dell'università. Se tu non c'hai manco una di queste cose non ti fa neanche entrare. E io, boh, sono entrata, ma manco farlo apposta, sono riuscita ad entrare. Fatto sta che poi, quando sono entrata, questa era la zona dei laboratori, ho capito che comunque lì non c'erano le aule, allora ho deciso di ritornare indietro. Ritornando indietro ho visto che la porta dalla quale ero entrata era bloccata, non si apriva. Però questo io non l'avevo capito, allora cominciai tipo a sbatterla da tutte le parti e questa non si apriva. Questo perché appunto c'era la guardia che ti doveva fare sì entrare sì uscire ed era lui che ti apriva la porta. Fatto sta che arrivata lì la guardia mi guarda stramale, mi apre la porta e incomincia tipo a insultarmi come se non ci fosse stato un domani. Non male che ti ho incontrato io, che ti ho visto io, perché se ti avessi visto qualcun altro saresti già finita nella merda, lo sai?
Che ci fai qui? Come hai fatto ad entrare? Spiegamelo! La porta era aperta e sono entrata, non sapevo che ci doveva essere qualcuno. Lui mi ha interrotto e mi fa... Oh ragazza, non sono mica deficiente, non mi prendere per il culo, perché io so a chi apro la porta e a chi no, e a te sicuramente non l'ho aperta. A quanto pare fai male il tuo lavoro, perché se io sono riuscita ad entrare senza manco volerlo, vuol dire che tu proprio fai schifo. Io mi sono sentita troppo Thug Life. Fatto sta che poi sono riuscita ad entrare, ho fatto lezione, fine, fine, fine. E tra parentesi, questo cartello è ancora appiccicato lì dopo 2 mesi che faccio l'università. Pazzesco! Questo era per farvi capire che anche ai miei primi giorni di università, ai miei primi giorni di tutto, la prima volta che faccio qualcosa, mi faccio sempre riconoscere in un modo o nell'altro. Sì, questa era la mia storia, questo era il mio video e prima di concludere voglio salutare Blue Ice che mi ha chiesto appunto di salutarlo e che ringrazio tantissimo perché mi ha sponsorizzato in un suo video, quindi grazie mille. Come saluto anche tutti i miei iscritti, sia quelli nuovi, sia quelli vecchi, sia quelli belli, sia quelli brutti, perché veramente siete fantastici, mi avete commentato stratanto nei primi 2 video, mi avete messo anche un sacco di like, cioè nel senso non pensavo che comunque i miei primi video del canale raggiungessero quasi 200 visualizzazioni, quindi vi devo veramente dire grazie perché solo grazie a voi che io faccio i video e che ogni volta mi viene sempre più voglia di fare i video perché siete voi che mi date il sostegno. Detto questo, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like a questo video qua sotto perché per voi solo un click, per me invece un sostegno incredibile e commentate veramente tantissimo, scrivetemi qualsiasi cosa, qualsiasi commento è accettato, sia che sia una critica costruttiva, sia che sia semplicemente un commento. Se invece tu vedi questo canale per la prima volta e questo video ti è piaciuto e hai guardato anche gli altri che ti sono piaciuti, ti invito ad iscriverti a questo canale perché così rimarrai aggiornato sempre sui miei video e sulle cose che faccio e sulle mie figure di merda epiche. Seguitemi su Google Plus che troverete il link nella descrizione e sotto il mio banner del canale. Detto questo, vi saluto veramente tantissimo, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli tutti pulcini!